Siamo allo start, alla partenza del settimo Ecorelli sotto la Rocca di San Marino. Paolo Benevolo, ufficio stampa dell'ACI, mi racconterà le macchine che via via vedremo. Un rally ecologico per dimostrare che le macchine che consumano poco e che inquinano poco esistono e sono disponibili tutti i giorni. Andiamo che partono, ci vediamo andiamo dopo. Siamo nella Piazza Grande, nel cuore di Arezzo, insieme al pilota che mi ha fin qui accompagnato, Giuseppe Grossi, che è campione italiano di rally. Una gara in famiglia, giusto? Ma sì, di regolarità. È una gara di regolarità valevole per il campionato del mondo, sì. Quindi una gara a calendario FIA, da San Marino alla Città del Vaticano, attraverso le parti più belle dell'Italia, con la possibilità anche di partecipare, proprio perché è una gara aperta a vetture di serie, sì, oltre che ai prototipi, con la vettura che si usa tutti i giorni. C'è anche un campione mondiale. Abbiamo Liverai, campione del mondo in carica, che ha questa fantastica Fiat 500 Abarth. Tutti i modelli di tutti i giorni, certo, che però consentono di consumare poco e inquinare meno. Ecco perché entriamo in centro senza disturbare. Siamo partiti dall'estero, San Marino, siamo arrivati all'estero, stato della Città del Vaticano. Come è andato questo Ecorelli? Mi sembra benissimo, 31 vetture, 600 chilometri, si è dimostrato quello che si diceva all'inizio. Le vetture ecologiche esistono, arrivate sono tutte, sono arrivate tutte, il Santo Padre stesso darà la benedizione ai concorrenti. Nel frattempo ti ringrazio, ti saluto, ringrazio prendiamo te, la benedizione che serve in questo periodo, grazie.